C'è l'altra interrogazione, sempre a risposta dell'assessore Paparelli. Riqualificazione del palazzetto dello sport Pala Bartoli, informazione della giunta regionale al riguardo. Interrogazione fatta dai consiglieri Casciarri e Leonelli. Sì, grazie Presidente. Insieme al consigliere Leonelli non è la prima volta che parliamo di questo tema, è un tema molto caro alla città di Perugia ma anche a tutta l'Umbria e riguarda proprio l'ammodernamento del quello che io chiamo ancora Pala Evangelisti ma che oggi si chiama Pala Barton. È sicuro che il movimento pallavolistico in Umbria, sia il maschile che il femminile, è stato un'eccellenza per tutto il territorio regionale già dagli anni 90 e ha iscritto l'Umbria, in particolare la città di Perugia, nell'alveo delle grandi realtà nazionali. Dal 2010 al Pala Evangelisti di Perugia, ora Pala Barton, ospita il Pala Evangelisti le partite casalinghe della Sirsafe di Perugia Volley, squadra che fra gli altri si è aggiudicata l'ultimo scudetto 2017-2018 e che gode del sostegno di numerosissimi tifosi appassionati, elemento di non secondario valore fra i fattori di successo di una società sportiva. È sui giornali di questa mattina la strepitosa vittoria della Coppa Italia conquistata ieri, che torna per la seconda volta nella bacheca del Perugia e i successi che portano la squadra a livello internazionale a disputare diverse stagioni nella Champions League. La squadra parte stamattina per Mosca. Quindi si è accompagnato a questi successi anche un crescente interesse del pubblico verso la squadra, che è aumentato in modo cospicuo e che segue la squadra anche in trasferta e che ha rilanciato l'immagine della città stessa in Italia ma anche nel mondo. Senza contare anche l'impegno economico delle molte imprese del territorio regionale che sono sponsor della squadra. Questo numero crescente di persone che chiedono di assistere alle partite ha portato la società più volte a chiedere prima un ammodernamento del palazzetto e poi, da un po', almeno da due anni, un ampliamento della capienza del Pala Barton, da realizzarsi con interventi strutturali di chiusura degli spicchi, delle gradinate superiori dell'impianto. Per questo ultimo intervento la società ha consegnato nel settembre 2018 un progetto definitivo al Comune di Perugia per un ammontare complessivo di oltre 1 milione di euro. Questa assemblea legislativa, sensibile alle aspettative della società Sirsafete e consapevole del valore che la squadra rappresenta non solo per la città di Perugia ma anche per l'intera comunità regionale, con la legge regionale 2/2018, l'assestamento di bilancio, ha approvato un contributo straordinario da erogare in favore del Comune di Perugia, che è proprietario del palazzetto, di 500.000 euro, dei quali 150.000 euro per il 2018 e 350.000 euro per il 2019, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimenti per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del palazzetto stesso. Non è la prima volta che l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale ha supportato gli interventi di miglioramento del palazzetto Pala Barton. In particolare, con un protocollo di intesa siglato nel 2016 fra Regione e Comune di Perugia, la Regione si era già impegnata con un contributo straordinario di 300.000 euro, quindi pari al 50% delle risorse necessarie, a un primo progetto di ammodernamento che è stato portato avanti dal Comune di Perugia e che prevedeva, tra l'altro, l'installazione di una tribuna retrattile che avrebbe permesso ad altre società di allenarsi dentro il palazzetto comunale, la sostituzione del tabellone elettronico, la riqualificazione di spazi collettivi, l'adeguamento della zona hospitality, la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, la realizzazione di una sala stampa e il miglioramento della sicurezza. In questi giorni stiamo leggendo nella stampa locale e anche nazionale, purtroppo, dichiarazioni allarmanti da parte della società Sirsafete Perugia Volley, la quale lamenta un immobilismo dell'amministrazione comunale di Perugia in merito all'avvio dei lavori di ampliamento del Pala Barton. Ritardi che rischiano di inficiare il normale proseguo della stagione fra le mura delle amiche del Palasport cittadino. Infatti, in vista delle fasi finali del campionato, ci si aspetta un'ulteriore richiesta di posti disponibili. Per far fronte a tali richieste, stando alle dichiarazioni della società, si sta pensando addirittura di trasferire la squadra in impianti con capacità di pubblico superiore ai 5.000 posti.
Quindi chiediamo io e il consigliere Nonelli se la Giunta ci fa qualche chiarimento rispetto intanto ai lavori della prima fase di ammodernamento, se sono stati ultimati e quale importo è stato utilizzato, e soprattutto quali sono gli adempimenti sia temporali ma anche documentali che il Comune di Perugia dovrebbe rispettare per ottenere il cofinanziamento importante di 500.000 euro per gli interventi di ampliamento del Palabarton e soprattutto, diciamo, se siamo in tempo con i play-off. Ringrazio i consiglieri proponenti perché ci consentono, anche rispetto a quanto leggo queste settimane, ho letto sulla stampa, di fare chiarezza su questa vicenda. Con delibera di giunta regionale 885 del 1 agosto 2016, quindi una vicenda che risale a 3 anni fa, è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Umbria e il Comune di Perugia per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento tecnico e funzionale presso il Palasport Evangelisti di Perugia. Quella delibera poi fu modificata il 12 dicembre dello stesso anno per appunto consentire l'approvazione. Che cosa prevedeva il protocollo d'intesa del 2016? Il rifacimento della tribuna, la riqualificazione delle gradinate anche con l'installazione di nuove sedute, la sostituzione del tabellone elettronico con uno di nuova generazione, la realizzazione di una sala stampa, di una sala hospitality, ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico, riqualificazione degli spogliatoi atleti, riqualificazione degli spazi collettivi del Palasport, intervento di manutenzione straordinaria sulla parte esposta agli agenti atmosferici delle strutture lamellari del Palasport stesso, oltre alla realizzazione di nuovi spazi da destinare a depositi secondo le norme dei Vigili del Fuoco. L'articolo 3 del protocollo d'intesa suddetto prevedeva che l'importo complessivo dei lavori, pari a 600.000 euro, sarebbe stato finanziato per il 50% dal Comune di Perugia e per il restante 50% da un contributo straordinario della Regione. Il Comune di Perugia si assumeva il compito di redigere anche il progetto esecutivo, di realizzare l'appalto e di affidare la direzione lavori. La somma di 300.000 euro di competenza della Regione fu regolarmente impegnata con determinazione dirigenziale 12937 del 19 dicembre 2016, quindi pochi giorni dopo. Successivamente, a seguito di formale richiesta del Comune di Perugia, con DGR 525 del 21 maggio 2018, quindi molto tempo dopo, la Giunta regionale ha approvato una variante di progetto, contestualmente modificando il protocollo d'intesa. La variazione più significativa consisteva nella realizzazione di una tribuna retrattile al posto del rifacimento della tribuna esistente, così come originariamente previsto. Con nota acquisita al protocollo in data 6/12/2018, il Comune di Perugia ha trasmesso la determinazione dirigenziale 155 del 7 novembre 2018, in cui vengono descritti i lavori effettuati per un totale di 199.930,50 euro rispetto all'importo previsto di 600.000 euro contenuto nel protocollo d'intesa sottoscritto. Dalla rendicontazione emerge che i lavori afferenti il protocollo realizzati in due lotti sono i seguenti: nuovo tabellone elettronico, riqualificazione spazi collettivi, adeguamento area hospitality, lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e arredo spogliatoi e servizi, sala stampa, ivi compreso l'arredo. Sulla determina di rendicontazione inviata, ancorché non accompagnata dalla documentazione a supporto che ancora non abbiamo, è in corso l'istruttoria tecnica da parte del servizio ai fini dell'eventuale liquidazione di un primo acconto del contributo concesso. Successivamente, con legge regionale 2 agosto 2018, mentre era in corso tutta questa cosa nata nel 2016 e che ancora non ha termine, con l'articolo 13 della legge regionale numero 6, contributi straordinari per impiantistica sportiva, la Giunta regionale è stata autorizzata ad erogare al Comune di Perugia un ulteriore contributo straordinario a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Evangelisti
di 150.000 euro per l'anno 2018 e 350.000 euro per l'anno 2019, autorizzando in termini di competenza e di cassa la spesa. Il Comune di Perugia ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta Comunale numero 376 del 17 ottobre 2018, in cui viene approvato in linea tecnica un progetto definitivo di ampliamento della capienza del Pala Barton presentato dalla Safety Volley Perugia per un importo complessivo di 1.645.000 euro e il progetto di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento del Pala Barton per finalità extrasportive per un importo complessivo di 300.000 euro. L'impegno di spesa per la quota regionale riferito al 2018 di 150.000 euro è stato regolarmente assunto con determinazione dirigenziale il 21 dicembre del 2018, quindi poche ore dopo. Con lo stesso atto è stato altresì approvato il cronoprogramma che prevede che il Comune di Perugia, entro il 29 di marzo 2019, debba presentare apposita deliberazione di giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e di finanziamento dello stesso, quindi prevedendo, diciamo, le risorse necessarie. Allo stato attuale la documentazione prodotta dal Comune di Perugia non integra la fattispecie che possono consentire l'utilizzo delle risorse regionali, in quanto non si evidenzia la copertura effettiva a carico del bilancio della quota di cofinanziamento a carico del Comune di Perugia per 1.445.000 che viene rinviato al bilancio 19-21 che allo stato attuale non risulta ancora approvato dallo stesso Comune. La mancata copertura finanziaria della quota a carico del Comune di Perugia ovviamente farebbe venir meno l'impegno della Regione rispetto alle risorse rese disponibili con la manovra di assestamento che ammontano appunto a 150.000 euro per il 18 e 350.000 euro per il 19, mentre per quell'impegno precedente del 2016 di 100.000 euro, come ho detto, sono state spese esclusivamente 199.000 euro. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Leonelli per la replica. Sì, grazie Presidente, io ringrazio l'Assessore per la risposta che mi pare ribalti finalmente una retorica, cioè quella che vede il Sindaco di Perugia come una sorta di nocchiero indefesso che guida la nave della città nel mare infestato da squali e mostri marini del PD, perché questa è la retorica che noi abbiamo letto nei giornali. A questa retorica mi pare che si risponda dicendo che la Regione Umbra mette 500.000 euro e è molto a rischio la possibilità di fare quegli interventi che la società richiede. Qui mi pare che, diciamo, nulla questio dall'elenco numeroso e articolato che ha fatto l'Assessore. Quindi, ribadisco, stop con questa retorica, non c'è nessun nocchiero indefesso che guida la nave faticosamente, come vuol far credere il Sindaco Romizzi, in un mare infestato di squali e mostri marini. Al tempo stesso la Regione fa la sua parte con 500.000 euro e il Comune rischia di non fare peraltro quegli interventi per i play-off. Questo è il punto della discussione. Io credo che su questo la Giunta regionale debba svolgere in maniera, diciamo, come sta facendo, ma ancora più decisa questa funzione. Peraltro, poi lascio la parola a Consigliera Casciari per ulteriori diciamo, puntualizzazioni. Non dimentichiamo che la pallavolo, che è lo sport oggi dove la Regione giustamente investe in maniera eccezionale, perché non è che possiamo andare a coprire interventi di questo tipo in ogni realtà, se lo fa è perché riconosce un'eccellenza, direi mondiale, nella pallavolo Perugia. Eccellenza peraltro testimoniata dai successi, eccellenza testimoniata dalle presenze in uno sport dove peraltro, aggiungo, il fattore campo è fondamentale ed è fondamentale la presenza del pubblico alle partite per rendere più forte la tua squadra rispetto alle altre. Non è un caso per esempio che l'ultima finale scudetto la SIR l'abbia vinta vincendo le tre partite in casa, essendosi classificata più in alto rispetto all'avversaria che ha vinto le due in casa sua, perché il fattore campo è fondamentale e dunque è fondamentale non solo, diciamo, per i perugini e per gli umbri poter accedere in maniera più numerosa alle partite, ma è proprio fondamentale fare questi interventi di ampliamento
per i successi della squadra. Per cui credo che il Comune vada messo di fronte alle sue responsabilità. Sarebbe ovviamente una roba incredibile se perdesse quei finanziamenti che la Regione mette a disposizione. A Casciari. Ma sì, grazie all'assessore perché ci ha dato un quadro dettagliato intanto delle spese effettuate che non c'era noto e quei 200.000 euro sui appunto il finanziamento non speso ci lascia un po' interdetti, ma poi come diceva il mio collega Leonelli veramente sarebbe una perdita importante non solo dal punto di vista economico ma anche sportivo lasciare che la società scelga impianti composti con maggior numero di posti, questo perché la città è l'Umbria la segue, ci sono addirittura molti supporters che si spostano da altre città per venire a vedere le partite della SIR presso il palazzetto comunale, quindi ci auguriamo che veramente l'impegno che si è preso il sindaco sui giornali definendo le nostre chiacchiere, non mi sembrano chiacchiere perché i numeri parlano chiare, possa essere invece concretizzato sul prossimo bilancio comunale naturalmente. Grazie. Ok, allora con questa interrogazione, vista l'impossibilità di raggiungerci da parte dell'assessore Barberini, concludiamo la sessione del Question Time e ci aggiorniamo per il prossimo consiglio. Vi arriverà una comunicazione, una richiesta di disponibilità per una data che abbiamo dovuto, diciamo così, provare a mettere in piedi per la prossima settimana. Grazie.